ricordato al Presidente che più che i posti o i ruoli ci interessano i progetti e i programmi, ma noi andiamo in Parlamento se ci sono dei numeri certi, se ciascuno rimane sulle sue impontature, sui suoi personalismi. Il governo non nasce, faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni, partendo da chi ha vinto le elezioni. Questo governo non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, quindi dovrà fondarsi su accordi chiari con altri soggetti politici. È normale che chi è arrivato secondo alle elezioni cerchi di dividere chi è arrivato primo, ma confido anche nel fatto che non si voglia, diciamo così, cadere nella trappola. L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino. Si tratta di capire se queste forze siano in grado di avanzare un'ipotesi di governo praticabile. Sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese. Qui non vogliamo spaccare, come qualcuno ha detto, per strategia la coalizione di centrodestra. Io non riconosco una coalizione di centrodestra. È certo che lui è arrivato secondo alle elezioni e ha bisogno di dividere quelli che sono arrivati primi. Ma queste forze politiche si sono presentate a queste consultazioni divise. Alcune di queste forze politiche della coalizione di centrodestra hanno idee totalmente opposte, ad esempio sul Movimento 5 Stelle. Nessun partito e nessuno schieramento politico dispone quindi da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo. Farò trascorrere qualche giorno di riflessione per verificare se è maturata qualche possibilità che oggi non si registra. Ecco qua. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Come i telespettatori e le telespettatrici avranno visto, l'onorevole Di Maio è vestito uguale al servizio, perché è uscito da... A che ora è uscito dalle consultazioni? Beh, dopo le 17:30. Quindi poche ore fa. Allora, lei si è incontrato insieme ai suoi capigruppo con il presidente Mattarella, e qual è stato il nocciolo di questa conversazione? Quanto ci può dire, ovviamente? Beh, diciamo che quello che ci siamo detti col presidente Mattarella, sì, anche per l'importanza delle consultazioni, lo teniamo assolutamente, lì. Però è molto importante quello che, secondo me, stiamo dicendo in queste ore, è che per debito noi abbiamo ottenuto il 32% dei, sì, voti. C'è chi ha preso il 17%, chi il 18%, chi il 14%. Adesso dobbiamo trovare una soluzione per il Paese, perché, sì, uno da solo non può governare. Sì. Quello che abbiamo proposto noi è una cosa molto semplice. Siccome siamo forze politiche che in questi anni hanno avuto idee diverse, ci siamo presentati in maniera diversa alle elezioni, uno contro l'altro, sì, adesso è il momento però di mettere al centro i temi per gli italiani, cioè i, sì, problemi delle persone. Okay. Non possiamo stare qui a pensare a noi stessi. Okay. Io dico, come quando conosci una persona ma non la conosci fino in fondo, facciamo un contratto di governo e mettiamo al centro le questioni da risolvere. Sul modello tedesco, diciamo. In Germania, quando si fa un governo, le forze politiche che partecipano a questo governo fanno un contratto di fronte ai cittadini tedeschi e dicono: voglio risolvere il problema delle pensioni, voglio fare questo in politica estera, questo sui problemi economici del lavoro. Le scrivono, firmano, e da quel momento quello che c'è scritto questo, si fa. Io ho proposto questo a due forze politiche. L'ho proposto alla Lega, di Matteo Salvini, dicendo: vogliamo affrontare il tema, per esempio, della riforma Fornero, che finalmente forse è arrivato il momento di affrontarlo, ci sono i numeri in Parlamento per affrontarlo. Bene, facciamolo. Scegli o la riforma Fornero o stare con Berlusconi, perché questo è il punto fondamentale.
Secondo, dall'altra parte... Perché partito... stare con Berlusconi? Perché Berlusconi in campagna elettorale ha detto che la riforma Fornero vuole... hanno litigato tutto il tempo. Io non è una questione personale contro Berlusconi, però sì. Pensare ad un governo del cambiamento, in cui si governa per cambiare e non per tirare a campare, con Berlusconi dentro è un po' difficile, perché lui fa parte di una politica del passato nel quale la sua opportunità l'ha avuta. Adesso dobbiamo mettere insieme le forze politiche che provano a cambiare le cose. Mettiamo che sia così e mettiamo che vada... Questo è il metodo. Sì. Allora, di fronte a questo metodo, lei l'ha proposta a due forze che hanno detto le seguenti cose. L'altra forza a cui l'ho proposta è il Partito Democratico. E ho detto al Partito Democratico... Non sto chiedendo al partito di spaccarsi, stiamo attenti a questo, perché in questi giorni si è detto Di Maio vuole spaccare il PD, io non voglio spaccare nessuno, io dico al Partito Democratico, vista anche la fase di autocritica che sta facendo, ma lo dico senza polemiche, non saremo d'accordo su tante cose, ma quello su cui siamo d'accordo, mettiamolo in un contratto, firmiamolo davanti agli italiani e se è un contratto soddisfacente per migliorare la loro qualità della vita, ci stiamo, lavoriamo e poi ognuno per sé dopo, come è sempre stato. Di fronte a questa cosa, a questa sua proposta di metodo, che può essere anche pregevole, perché scrive delle cose, così gli italiani lo sanno, e poi a un certo punto non è che ogni 5 minuti il governo cambia ministri, cambia cose, deve fare quella cosa lì. Bene, chi ci sta, e chi non ci sta è fuori. Le hanno risposto, il PD ha detto noi facciamo l'opposizione. No, non è arrivata, io dalla dichiarazione che ho appena fatto, non è arrivata ancora nessuna risposta, né da una parte né dall'altra. L'unica risposta che ho letto è stata è tanto tempo che il PD dice, noi, l'ha detto anche Martina, è compito di chi ha vinto. Però noi vorrei trasmettere una cosa anche in risposta a questa obiezione che fa lei del debito. Qui non stiamo parlando di fare un'alleanza, perché... Le alleanze nascevano da altri presupposti in passato, ci si metteva insieme, poi si ricontrattavano i ministeri, i sottosegretari. Qui stiamo dicendo, abbiamo delle idee diverse, quelle che abbiamo in comune le possiamo realizzare in questa legislatura per le persone. Ma al governo? Al governo, assolutamente. Loro dicono, e chi sarebbe un interlocutore nel PD? Ma io parlo col Partito Democratico. Oggi è reggente Martina. Oggi è Martina, ma se domani c'è un altro segretario per una serie di dinamiche interne, io parlo con l'altro segretario. Se torna Renzi? Come io non ho mai detto... Se tornasse Renzi? Ma vediamo che cosa... Una cosa deve essere chiara. Io parlo con tutto il Partito Democratico. Questa è la cosa importante. Chiaro. Come parlo con la Lega di Matteo Salvini. Poi è chiaro che sono due partiti diversi, lei lo sa meglio di me. Cioè, da una parte c'è Matteo Salvini, dall'altra c'è una realtà... che è piena di realtà al suo interno con cui bisogna parlare. Allora, non ci può pensare di far espellere persone al PD perché vuoi parlare solo con chi ti piace. Altrimenti non ci parli proprio. Beh. Mi fa piacere. Vediamo l'altro interlocutore che lei ha indicato, che è la Lega. Salvini ha detto, noi vogliamo, l'ha detto varie volte, è giusto che il Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto tutta quella massa di voti come partito unico, tra l'altro non come coalizione, non si può fare a meno di coinvolgerli, però ha anche detto io non faccio a meno di non esco dal centrodestra, cioè non tradisco, diciamo così, il centrodestra per mettermi solo con Di Maio e così. Che, di fronte a questo che dice? Però sia chiara una cosa, io non sto chiedendo a Salvini un tradimento. Loro saranno sempre forze politiche che avranno la loro realtà politica e il loro percorso politico. Sì. Io qui, sia chiaro, non voglio sposarmi con nessuno. Sì, questo, semplicemente, questo chiaro, semplicemente qui, sto qui cercando... in politica, diciamo. No, in politica, no, per carità. No? Parliamo di questioni politiche. Assolutamente. Io sto cercando una soluzione che è giusto che si trovi per dare un governo a questo Paese e realizzare... anche 5-6 cose fatte bene per gli italiani che aspettano da 30 anni su corruzione, lotta alla povertà, lotta alla disoccupazione, la sburocratizzazione, l'abbassamento delle tasse. Stiamo dicendo, se ne abbiamo messe 5-6 in fila e ci diciamo che facciamo quelle 5-6, io credo che i cittadini italiani già siano felici di questo. Oggi c'è un'agenzia di stampa uscita un paio d'ore fa che ci dice... che siccome Berlusconi ha detto si parte dal centrodestra uscendo dalle consultazioni col Presidente della Repubblica e quindi ha escluso il Movimento 5 Stelle. Giorgetti, consigliere importantissimo di Salvini e che è
rappresente alle consultazioni, Giancarlo Giorgetti, ha detto Berlusconi oggi ha sbagliato, perché non si può tenere fuori il Movimento 5 Stelle, che è quello che ha sempre detto Salvini. Questo secondo lei cosa vuol dire? Beh, sicuramente si è letta una difficoltà oggi del centrodestra, perché ora, veramente, con tutto il rispetto di quella coalizione, io personalmente penso che una coalizione che aveva detto ci presentiamo insieme al Quirinale, poi si sono presentati divisi, avevano tre candidati premier, io parlo con Salvini, perché è quello che ha preso più voti nel centrodestra, sì, come candidato, sì, premier, poi c'era Tajani, c'era la Meloni, e in più, oggi, in sede di consultazioni, Berlusconi ha fatto capire mai un governo col Movimento, sì, 5 Stelle. Salvini ha detto unico interlocutore il Movimento 5 Stelle. Quindi c'è un problema in questa coalizione. Sì. Giorgetti, che è una persona comunque molto attenta, io l'ho conosciuto in questi anni in Parlamento, nonostante avessimo anche delle idee diverse tante volte, ha rilevato il problema, perché, sì, è un problema, chiaro, che abbiamo, chiaro, visto tutti come, chiaro, osservatori, ma anche i cittadini. Chiaro. Ora, la questione è molto semplice. Io propongo il contratto per dire una cosa, ci sono gli italiani al centro, non ci siamo noi forze politiche, le nostre dinamiche, i nostri rancori personali, magari quelli ci saranno sempre. Mettiamo al centro per la prima volta nella storia le persone, i loro problemi e diciamo su quali soluzioni siamo d'accordo. È questo il punto. Senta, le faccio vedere un servizio dei nostri colleghi Giuliano e Rondinelli. Perché questi sono stati giorni molto importanti per il Movimento 5 Stelle, questa schiera di nuovi in Parlamento, la prima assemblea di tutti i parlamentari, fino alle cose più private come il suo pranzo di Pasqua in famiglia. Allora, in questo servizio facciamo vedere questo clima del Movimento 5 Stelle in questo momento storico per voi assolutamente significativo. Prego. Abbiamo interloquito con tutti e non abbiamo posto veti a nessuno. Le parole di Luigi Di Maio chiudono una settimana cruciale per il Movimento 5 Stelle. La delegazione grillina è stata l'ultima a salire al Colle per le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Al governo deve andarci chi è legittimato dal popolo. Si mettano al centro le soluzioni ai problemi degli italiani e non i giochi di palazzo. Resta il nodo alleanze, con chi fare un governo. La Lega ha certamente dimostrato affidabilità nella votazione delle presidenze di Camera e Senato. Il Partito Democratico non ha più Renzi al vertice. Martino è una persona con la quale abbiamo colloquiato in queste settimane. Questo significa che noi abbiamo due interlocutori messi insieme a noi, che c'è un'ampia maggioranza. La strada per Palazzo Chigi, per Luigi Di Maio, è comunque accidentata. Ha però preso delle energie molto positive nella sua Pomigliano. Lì ha passato le vacanze pasquali. Oggi sto con la mia famiglia. Allora auguri. Grazie, anche a voi, buona Pasqua, arrivederci. Ciao. Prima la messa in chiesa. Tantissimi anche i selfie e le strette di mano con coloro che gli vogliono davvero bene da tantissimi anni. Presidente, mi raccomando, falla una monnezza. Anche al pranzo di Pasqua Di Maio ha voluto indossare la irrinunciabile cravatta. E poi si è voluto anche rilassare in un bar dove ha voluto prendere qualcosa da bere e stringere davvero tante mani a tutti coloro che da anni fanno il tifo per lui. Di Maio detta la linea e il suo esercito compatto lo segue in silenzio. Volevo sapere con chi dovrebbe fare il governo di 5 Stelle secondo lei. Per il governo invece cosa dovrebbe fare il 5 Stelle? No, non ne ho idea. Buonasera, non rispondo a niente. Andiamo di fretta. Il Movimento 5 Stelle propone un contratto sul modello tedesco, pochi punti concreti a cominciare dalla tassazione. Vogliamo semplificare il sistema fiscale riducendo le aliquote dell'IRPEF, ottimizzando quelle che pagano le imprese e poi ridurre le aliquote anche quanto si paga. È semplicemente un metodo innovativo e rivoluzionario per dare la possibilità finalmente alla politica di parlare di temi e non di poltrone. Si dovrà tornare un'altra volta al Quirinale per un secondo giro di consultazioni. Mattarella dovrà cercare di trovare gli equilibri per formare un nuovo governo. Noi non proponiamo un'alleanza di governo, ma proponiamo un contratto di governo per il cambiamento dell'Italia. Il servizio era anche del collega Usai. Senta, come mai tutti questi silenzi? Ma perché ormai abbiamo imparato, basta mezza dichiarazione rubata e poi si scatena un putiferio. Oggi sono, questi sono dei giorni importantissimi
sono dei giorni importantissimi per la tenuta dell'Italia e per il futuro del governo. Sì, quindi sì. Devo dire che siamo tutti molto compatti. Vabbè, si vede. Perché lei si ricorda i primi tempi invece di 5 anni io fa? Io mi ricordo tutto, era anche perché... Era del tutto differente se mi ricordo. Guardi, vi seguo da quando avete iniziato, quindi mi ricordo tutto molto bene. E tra l'altro noi abbiamo avuto in questa trasmissione la prima intervista rubata a Grillo, che addirittura ci dette un po' di dichiarazioni. Allora, tornando a noi, lei dice ci sono alcuni problemi sui quali bisogna insistere subito. Io le confido che venendo qua, un po' di gente che sapeva che stasera ci sarebbe stato lei, gli dica, mi raccomando, delle pensioni, perché è un tema di cui noi ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Ecco, su questo qual è il vostro, diciamo, perché qui è un punto fondamentale per l'Alleanza. Tra l'altro, voglio dire, su questo la Lega non è che c'è distanza, perché, insomma, sulla Fornero siete d'accordo. Io, come ho sempre detto, ormai i programmi, nessun programma elettorale dice che non vuole affrontare il tema delle pensioni, sì, no? Se ci pensiamo, io non ho visto programmi elettorali così differenti in questa campagna elettorale, tutti volevano il bene dei pensionati, tutti volevano il bene dei cittadini. Sì. Qual è l'occasione del contratto? È anche metterci tutti quanti alla prova e dire questo è il momento di farle. Posso dire però una cosa sulle pensioni, mentre si forma il governo, noi già abbiamo una grande opportunità sulle pensioni dei parlamentari. Perché avendo eletto Roberto Fico presidente della Camera, che è del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro questore anziano, questa carica non dirà nulla, ma è tipo l'amministratore delegato della Camera, dice come. Le dico del debbio che adesso per i vitalizi alla Camera non c'è più scampo, li possiamo finalmente abolire perché abbiamo portato in ufficio di presidenza una bella compagine, però non me ne vanto come Movimento 5 Stelle. L'ufficio di presidenza, che è un po' il consiglio di amministrazione della Camera, che gestisce gli stipendi dei parlamentari, i doppi stipendi e così via, non è composto solo da noi, è composto anche da molti esponenti della Lega, ma anche da un vicepresidente, per esempio del PD, che è Ettore Rosato, che ha già detto che rinuncerà al suo doppio stipendio come fanno tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle da anni. Quindi questa cosa sta funzionando. Muovendo, dice. Credo che questo modo di fare politica si sta innescando, sta cominciando a cambiare un po' di cose. Di ora vediamo se arriviamo alla soluzione definitiva, però posso dire una cosa, se noi già riusciamo ad eliminare i 180 milioni di euro di vitalizi che paga la Camera, almeno ai pensionati abbiamo dato un segno di fiducia nelle istituzioni. Un segno di fiducia nelle istituzioni. Se questi soldi qui andassero ad esempio nel fondo delle disabilità, è non già sono una bella pochi. Cifra. Non sono pochi. Sa quanti problemi si risolve? Lei ricorderà, noi abbiamo... Tipo sa quanti non riescono a cambiare la carrozzella in Italia? Io conosco bene queste problematiche perché ogni giorno anche nella mia Pomigliano d'Arco, che avete visto, sono riuscito a stare con la mia famiglia per una domenica dopo tanto tempo perché con c'era tranquillità. Stata una campagna, quindi quando ritorno c'era a casa papà, mia, sua mamma, mia suo sorella e mio fratello, avete conosciuto tutta la famiglia. Siete in tre, anche noi in casa siamo in tre. Eccola qui. Lei, la sorella, mia sorella, la mamma, mia mamma, papà, mio padre e lui mio fratello Giuseppe. Vi somigliate molto col fratello, anche un po' con la sorella, un po' meno. Che fa suo fratello? Lavora? Mio fratello si occupa di siti web e fa il videomaker. Mia sorella è architetto, mio padre aveva un'impresa di edilizia di cui adesso si occupa mia sorella e poi mia madre... È insegnante, adesso dirigente scolastico. E poi cucina anche. Sì, sì, questi sono carciofi arrostiti che di solito a Pasqua si mangiano sempre. Lasci sta che c'ho una fame. Allora, quindi sui vitalizi, no, le dicevo sui vitalizi, insomma, lei mi dice, sa, poi alla fine, è chiaro che si accodano, perché, cioè, come fa? Se uno propone, in questo momento qui in Italia, con tutta la povertà che c'è, propone sta roba, è anche ben difficile. Diciamo. Ma siamo contenti, ci siamo arrivati finalmente. Siamo contenti di tutto questo. Io non sto qui a dire di chi è il merito. Le dico che oggi ci sono le condizioni per metterci mano. Bene. E questa è una bella notizia in attesa che arrivi un governo che poi possa mettere mano alle pensioni degli italiani, nel senso di prendere quei soldi da lì e cominciarli a portare verso le pensioni degli italiani. Senta, secondo lei quali sono i tempi ragionevoli, diciamo? Per quanto tempo... Lei ha detto ci vorrà, insomma,
non è una roba immediata. Ma io credo che se siamo gente del fare, gente pratica, possiamo risolvere velocemente questa questione. Io spero di poter incontrare, ancora sentiti, ma li sentirò domani, Matteo Salvini o Maurizio Martina, perché poi il contratto si fa con l'uno o con l'altro, non è che si può fare con tutti e due. Capiremo con quale delle due forze politiche, se con la Lega o col PD ci sono più convergenze sui temi, e spero dalla settimana prossima di poter lavorare a questi contratti, perché è in questo contratto che si racchiude il futuro degli italiani. Senta un'altra cosa, Di Maio. Per le regionali, lei, ma, diciamo, la tentazione di aspettare le regionali per misurarsi un po', per vedere un po' la forza... Secondo me non è in nessuno di noi. È Molise e Friuli Venezia. C'è qualcuno che dice che Salvini stia aspettando questo, che noi stiamo aspettando questo col Molise. Io credo invece, perché ho avuto modo di parlare con queste persone... il Friuli dovrebbe essere della Lega e il Molise è vostro. Vediamo, io sono poi... No, vabbè, ma insomma, aspettiamo i cittadini, però diciamo, non farei, adesso non farei entrare elezioni regionali, e questo lo dico per me, ma non ho avuto questa percezione neanche dagli altri, nella partita del governo, perché significa utilizzare i cittadini di quelle regioni per questioni molto più grandi che non riguardano la loro regione, e non va bene. Se le cose non andassero, perché bisogna sempre... C'è anche l'ipotesi di elezioni a breve? Beh, se le cose non vanno, nel senso che non si riesce a trovare diversi, nessun tipo di accordo, beh, allora è chiaro che forse si ritornerà al voto, ma questo lo decide il Presidente della Repubblica. Sì. Il mio dovere adesso non è la questione di trovare gli incastri per tirare a campare. Io l'ho già detto, non ha, per quanto mi riguarda, non ha alcun senso fare il Presidente del Consiglio dei Ministri per non cambiare nulla, perché sarebbe sicuramente la morte politica di un movimento, ma soprattutto diventerebbe un grande problema per gli italiani, e quello dobbiamo tenere. Ma poi l'Italia, diciamo, questo è evidente, l'Italia ha parlato chiaro, cioè... Io credo che il risultato del 4 marzo... La pagina degli italiani l'ha girata. Possiamo dire che sicuramente dal risultato del 4 marzo una cosa è chiara, che governissimi, governi di scopo, governi tecnici sono stati archiviati definitivamente, perché gli italiani hanno bocciato quel modo di fare governo. Questo è sicuro. Allora, noi siamo andati nella Little Italy in America, siamo andati a New York e abbiamo chiesto agli italoamericani... la nostra collega Rosie Hawkins gli ha chiesto: ma che ne pensate di quel che è successo in Italia? Guardi un po' quel che hanno detto, perché è interessante. Salvini, Berlusconi, Di Maio, che succede secondo lei? Per me, in poca parola, niente. Come da poca vichita va bene, se tu la parla mi è già americano. Siamo ad Arthur Avenue, nel cuore del Bronx, che ospita una delle comunità più tradizionali e più antiche di italo-americani qui negli Stati Uniti. È difficile che fanno governo, come la pensano sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle, è difficile. Uno vota per uno. Uno vota per uno e poi salgono due, tre, non si capisce niente, là, chi deve andare a governare in Italia. Papà l'americano. Io non ci capisco niente. Mia mamma sta in Italia, ogni volta che vado là, anche mia mamma. Meglio stasera che domani o mai, domani chi lo sa, quel che sarà. Gioacchino De Cicco è arrivato qui, negli Stati Uniti, all'inizio degli anni 70 ed è uno dei personaggi più rappresentativi di questa comunità italo-americana. Sentiamo che cosa ne pensa di queste elezioni. Lei ha votato in queste elezioni? Sì. Non le chiedo perché ha votato, ma ci ha capito qualche cosa? Non si capisce niente qui. Qui non si capisce niente qui, signore. Se siamo pensati che un Avenger ha vinto quell'altro. Siamo capiti. Ci ha capito qualche cosa del sistema? Non so niente della votazione italiana. È troppo complicato. No, non lo so perché non... Sono disconnettato da là. Berlusconi è uguale a me, lui è uguale a me. Io voglio essere che lui stesse là sempre, sempre nella sua vita. Ho votato per Renzi. Ho votato per Renzi? Sì. E come mai? Perché mi piace. L'anno scorso ho votato, quest'anno no. Mi dice perché? È perché vedo che le cose non vanno giuste. Mettono quelle, mettono ancora, non hanno fatto governo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Qui
sento è Rossa Ramazzotti, quindi il negozio è italiano. Sono convinta che i proprietari non solo conoscono l'Italia, ma l'amano. Inconfondibile la voce di Eros. Una bella promessa, un mondo diverso, vuole crescere i nostri pensieri. La politica italiana non la capisco per niente. Ogni volta che vado in Italia, vedo sempre è un show. Qui si compra italiano, si mangia italiano e si parla italiano. E spesso si parla anche di politica. Perché chi risica da lui tasse, chi risica i soldi che mensilmente, come dice, nella famiglia, no. Soldi ce ne stanno. Come fanno a fare questo governo? Di Maio lei lo conosce? Sì, sì. È un bravo signor, io so spiegare piano piano, lui deve stare, chi l'ha ancora non capisce tutto, speriamo che tutto cosa va bene. Se no fanno poco quello e poi pigliano, fanno nuova legge elettorale, chi piglia voto e vince da come un'altra cosa. Senta, ma qual è di Irem, l'oggetto che lei vende di più a questa comunità di italiani? La cosa, in poche parole, rimane l'orecchio. Guardi Di Maio, a proposito di Malocchio, guardi cosa c'ho qua io. Ah, la vedo. C'è la regia, ecco. Non si sa mai, sai, sono ambientini. Non si può mai sapere. Si qua che semplice, ci crede? No, però si sa mai. Allora, abbiamo poco tempo. Ci ridica, allora, una volta, giusto così i telespettatori capiscono bene, qual è allora il governo, diciamo, che ha in testa lei? Cioè, il governo di contratto, diciamo, chiamiamolo così. Io dico questo, adesso spero da lunedì di poter fare questi due incontri. Ci sediamo al tavolo. Quando li fa con Martina e Salvini? Devo chiamare, quando possiamo organizzarci, ma nell'inizio della settimana prossima. Vediamo Come si fa questi incontri? Si chiama direttamente? Come delle normali persone, ci telefoniamo, ci diciamo, non c'è le segreterie. Quando ci vogliamo incontrare. Bene. Io sono anche abbastanza pratico su queste cose, quindi... No, si figuri io, ma pensavo che uno arrivasse a quel livello. Quando c'è stato bisogno, sia sulle presidenze delle Camere, sulle vicepresidenze, ho chiamato Martino, ho chiamato Salvini, e abbiamo trovato una soluzione. Così bisogna fare, io credo. Poi al di là di tutto, al di là che si resta magari di idee differenti. Dopodiché, contratto, temi degli italiani, problemi principali, abbiamo disoccupazione, lotta alla povertà, pensioni, tutti i temi legati alle tasse, alla sburocratizzazione, ci diciamo come li vogliamo affrontare. Il bello del contratto della tedesca è che non ti dice solo il come, ma anche i tempi e le procedure per risolvere i problemi. Quindi scriviamo tutto, dopodiché firmiamo davanti al popolo italiano, mettiamo al lavoro, non ci rispetta... Sì, però noi non dobbiamo vivere questa sudditanza, però... là sono tedeschi, noi siamo italiani. Noi quando vogliamo sappiamo essere precisi ed efficaci. Io sono contento. A me fa solo piacere. Se ci fosse un governo 5 Stelle, Lega, chi lo fa il Premier? No, ma non entriamo adesso in questa cosa. Io ho detto semplicemente una cosa, l'ho detto anche al Quirinale. Al governo ci deve andare chi è legittimato dal popolo. Noi abbiamo ottenuto 11 milioni di voti, il 32%. Quindi lei, insomma. Poi è chiaro che dobbiamo metterci al lavoro per i problemi degli italiani, però è anche chiaro che io non posso andare dagli italiani a dire arriva un altro Mister X, un signor nessuno, come abbiamo visto in questi anni, e lo mettiamo a Palazzo Chigi, perché è una grande responsabilità. Adesso si fanno i nomi di Cottarelli, Cantone, Severino. Voglio chiederle una cosa, ma questa gente viene promossa a Palazzo Chigi e ha preso 0 voti. Io ne ho preso 11 milioni e tutti dicono che devo fare un passo indietro. Ma mi spiegate perché? Va bene, tutto chiaro Di Maio. Grazie e in bocca al lupo. Grazie mille. Voi aspettate lì che ci vediamo tra poco. Grazie. Pubblicità.